Presidente Roberti, l'ambiente è sicuramente uno dei settori a cui la Regione dedica maggiore attenzione. Beh, non solo noi dedichiamo maggiore attenzione, ma è una tematica che per esempio stamattina verrà dibattuta qui al COSIB, dove ci sono i ragazzi che dovranno capire che oggi affrontiamo una nuova sfida, cioè quello del meno consumo ma anche il riciclo di ciò che noi in qualche maniera viene prodotto e poi in un certo senso dovrà essere gestito sia come rifiuto che come possibilità di recuperare questo rifiuto e rimetterlo nella catena produttiva. Rendere l'economia circolare per mettere al riparo anche la salute della comunità. Non solo si mette al riparo la salute della comunità, ma attraverso il controllo, attraverso quello che sono i codici identificativi dei rifiuti, possiamo tranquillamente riuscire a verificare tutto il processo del rifiuto fino allo smaltimento, e questo ci consente anche di attenzionare fenomeni criminosi che in qualche maniera vogliono penetrare nella nostra regione per poi troviamo quei siti inquinati perché non hanno gestito in maniera corretta i rifiuti e perché anche dietro a questa cattiva gestione poi si scela quello che sono i lucri e i guadagni delle bande criminali.